Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione. Partito il quinto tir con gli aiuti raccolti grazie a Caritas diocesana per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Un nuovo carico destinato alla Polonia in sostegno delle popolazioni ucraine in fuga appunto dalla guerra. Un importante impegno, lei è proprio originario della diocesi dove sono destinati questi alimenti, questi generi di prima necessità. Ecco, qual è il significato di questo impegno e qual è anche la situazione adesso a Drugicen? Sicuramente questo quinto camion che la diocesi offre e manda alla Caritas della diocesi di Drohicene è sicuramente un segno di vicinanza, un segno che anche se siamo lontano diciamo di circa 2000 km, con il pensiero, con il cuore, siamo molto vicini alle persone che fanno servizio alla Caritas. Diciamo alla Caritas che accoglie i profughi dell'Ucraina, che fa servizio per gli ucraini, che continuamente sta mandando la raccolta anche di qui, da qui, sta mandando in Ucraina. Questi credo sono i gesti molto importanti. Un quinto camion dalla diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro destinato alla diocesi di Drohicen in Polonia per le popolazioni ucraine che appunto stanno scappando dalla guerra. La Caritas in queste settimane, ma diciamo dall'inizio della guerra subito si è impegnata. Ecco, in cosa è consistito il vostro lavoro? L'impegno della Caritas è andato su tre fronti. Primo fronte, mandare subito l'emergenza immediata con questi tir, e questo è il tir di oggi. Poi, secondo fronte, la raccolta delle offerte che andranno al Fondo per l'emergenza ucraina, gestito direttamente dalla Diocesi e dalla Caritas. E il terzo fronte è stato quello di aiutare gli ucraini qui, quelli che sono nelle famiglie, e che insieme alle famiglie vengano a chiederci sostegno, perché parenti o amici li hanno accolti, però quando arrivano in una famiglia tre o quattro persone in più, i problemi di bilancio entrano in crisi. E la Caritas sta aiutando anche queste persone dentro le famiglie. Che cosa è contenuto in questo camion? Questo camion ci sono viveri, ci sono medicinali, c'è materiale di igienico sanitario, materiale per l'infanzia e viveri per l'infanzia, e in più quelli che possono essere vestiti oppure altri bisogni per l'emergenza immediata. Un impegno, quello della Caritas diocesana, che si è riverberato in tutto il territorio con l'impegno anche da parte delle Caritas parrocchiali che hanno coinvolto volontari. Ecco, questo è un segno anche importante. Ecco, il grande lavoro che è stato fatto, e questo lo voglio ricordare, proprio le Caritas parrocchiali in collaborazione con tutte le parrocchie. Le Caritas parrocchiali sono date tantissimo da fare, e qui si vede davvero la grande generosità della diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Cortona, perché tutte e tre le ex diocesi hanno collaborato a sostenere questa emergenza. Se guardiamo ai numeri, quante tonnellate sono state raccolte di generi? Anche parlavamo di questa raccolta fondi, a che punto siamo arrivati? Allora, i numeri di partenza sono circa 100.000 kg. Per quanto riguarda invece le offerte, siamo sui 120.000 euro. E per quanto riguarda gli aiuti all'interno delle famiglie, già Caritas con il suo centro d'ascolto e le Caritas locali già sostengano 40-45 famiglie che hanno ospitato ucraine. Attualmente, come Caritas diocesana, siamo anche insieme a Caritas nazionale per l'accoglienza dei ponti umanitari. E abbiamo dato disponibilità per 26 posti qui sul nostro territorio, dislocati sulle parrocchie e anche nel centro di Notteto, che è stato allestito ora proprio per questa emergenza. Un nuovo camion è stato inviato da Arezzo per la Polonia, fondamentale anche a tempo di record il contributo da parte di Coldiretti. Ecco, come mai avete deciso di appoggiare questa iniziativa? A noi
Abbiamo questa sensibilità sempre come mondo agricolo, come associazione, e quando poi si creano queste necessità, che purtroppo sempre più spesso succedono, i nostri soci ne rispondono velocemente, in modo concreto, e riusciamo anche a fare cose, come diceva l'arcivescovo, in modo molto, molto rapido e repentino. E sicuramente in questa situazione era ancora più doverosamente dovuto dare questo nostro supporto, e lo facciamo molto volentieri, e grazie all'arcivescovo che ci ha coinvolto. Anche Sgrevia ha contribuito a questa importante missione, il mondo dell'imprenditoria mostra anche la sua attenzione per le tematiche sociali. Sì, è stato un piacere poter essere utili a questa iniziativa. Ho visto con enorme piacere che non siamo stati l'unica azienda ad aver partecipato a questa iniziativa, visto che c'è stato un certo movimento, e la cosa è stata per noi quasi emozionante, perché abbiamo caricato, ormai questo è il terzo, quarto tir che diamo una mano a caricare, e è stato veramente emozionante vedere questa mobilitazione, che non solo di privati ma anche di aziende che sono state vicino alla vostra iniziativa e vicino a queste persone che in questo momento sicuramente non passano un bel momento. Un nuovo carico destinato alla Polonia per le persone che sono in fuga dalla guerra all'Ucraina, un impegno costante negli ultimi mesi da parte della diocesi. Dall'Ucraina sono venute fuori tante persone, è una situazione di assoluta tribolazione, la gente soffre, tutti soffrono, ma c'è una parte, i più poveri, che sono scappati magari a piedi, ecco, e sono in una situazione di grande precarietà, per cui l'idea che arrivi dalla nostra terra, dalla Val di Chiana, idealmente, che è il nostro mondo dell'agricoltura per eccellenza, ecco, che arrivi cibo e soprattutto cibo per i bambini. È una bella cosa. Abbiamo fatto la scelta di viaggiare con i tir anziché con altri mezzi, e va bene. 90 tonnellate sono già partite prima di Pasqua. Ora si è fatto un quinto tir, poi ne facciamo anche un sesto se serve, no? Però ci andiamo dentro. Una cosa che mi diverte è che il mondo cattolico, quando è chiamata a raccolta per le cose concrete, funziona. La Coldiretti mi ha risposto immediatamente alla richiesta di aiuto, perché abbiamo dovuto comprare con i soldi che la gente ci ha dato, con una piccola parte dei soldi che la gente ci ha dato, il resto lo porto in mano al Papa, perché non voglio soldi in giro. E va bene, la Coldiretti ieri sera alle 5 ci siamo accorti che serviva un bel po' di roba, e si sono attivati immediatamente e si è fatto. Eccoli qui. Grazie allo Sgrevi, che è laggiù indietro, ma ad Arezzo è ben conosciuto, abbiamo potuto allestire il carico come si deve, con gli strumenti propri, per fare bene le cose come si deve. Questa domenica alle 15.30, domani alle 18, Nicolas Spertilli Raffaelli riceve il Ministero del Lettorato nella parrocchia di Santa Maria alle Poggiola. La celebrazione è presieduta dall'Arcivescovo Riccardo Fontana ed è trasmessa in diretta dalla nostra emittente sul canale 85 e online sul sito internet tsdtv.it nella sezione live. E questa domenica alle 15.30 presso il seminario vescovile di Arezzo si svolge un pomeriggio di preghiera per le vocazioni. Domenica 15 maggio alle 15.30 il seminario vescovile della diocesi di Arezzo Cortone San Sepolcro promuove un'importante iniziativa. Ecco, di che cosa si tratta? Allora, si tratta di un momento di preghiera per le vocazioni.
Ricordiamo che domenica scorsa abbiamo celebrato la 59esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e per tutta la settimana, ecco, abbiamo cercato di ricordare che questo momento, e ora il seminario organizza per i ragazzi delle scuole superiori, ma anche per gli studenti, per i ragazzi che lavorano, per i ragazzi che cercano la felicità, la gioia, il senso della vita, che vogliono ascoltare un momento la voce del Signore, organizza appunto questo pomeriggio di stare insieme. In seminario organizza come, ecco, un momento di preghiera per le vocazioni. In questo momento com'è la situazione, la vita anche del seminario? Sono anche dei momenti forti che lo attendono? Sì, sono i momenti forti. Sabato scorso abbiamo uno dei seminaristi ha ricevuto il Ministero dell'Acolitato. Sabato 14 un altro seminarista riceverà il Ministero dell'Elettorato e poi il 4 giugno, vigilia di Pentecoste, un seminarista sarà ordinato diacono, poi 25 giugno un altro seminarista a missione agli ordini sacri e poi 29 giugno la festa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, uno dei seminaristi sarà ordinato presbitero. E la nostra emittente lancia nel proprio palinsesto a partire da oggi un telegiornale in lingua dei segni. Il nuovo TG, nato da un'idea di Rachele Vanni, traduttrice in LIS, va in onda ogni venerdì e in replica il sabato e la domenica alle ore 20. Un'iniziativa che si sposa appieno con i valori promossi all'interno del proprio palinsesto dall'emittente della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, sempre attenta, oltre alla formazione pastorale, ai temi sociali e all'inclusività. E quindi appunto vi rimandiamo questa sera, subito al termine dell'edizione di questo telegiornale, con TSD News LIS. E oggi è il 13 maggio, la Chiesa ricorda la Madonna di Fatima. Il 13 maggio del 1917 alla Cova di Ria in Portogallo tre pastorelli vedono la Vergine Maria con un rosario in mano. È la prima di sei apparizioni della Madonna a Lucia dos Santos e ai suoi cugini Francisco e Giacinta Marto. Per questo motivo stasera alle 21.30 vi proponiamo due puntate del documentario Fatima, una storia nella storia, realizzato da Ugo Bogotto e diretta da Agostini. E il nostro focus di stasera è dedicato al dibattito sulla stazione Medio Etruria con Matteo Galli del Comitato Stazione Alta Velocità Arezzo. Grazie per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Arrivederci. Bentrovati, gentili telespettatori, nuovo appuntamento con il nostro focus. Siamo in collegamento con Bruxelles, con Matteo Galli. Un caro saluto, Matteo, intanto. Salve a tutti i telespettatori di TSD. Ecco, con Matteo Galli approfondiamo il tema della stazione per l'alta velocità, la cosiddetta stazione Medio Etruria. Appunto Matteo Galli fa parte di un comitato che sta portando avanti l'idea di un progetto proprio per quanto riguarda questa stazione dell'alta velocità. E quindi innanzitutto Matteo, la presentazione un po' di com'è nata l'idea, com'è nato questo progetto che state portando avanti. Ok, grazie Michele per l'introduzione. Allora, io qui ho preparato una breve presentazione che ho mostrato anche varie istituzioni ed enti aretini, e quindi presenterò per l'appunto adesso il nostro progetto Comitato Stazione Alta Velocità. Allora, prima di tutto, la petizione è nata a dicembre 2021, era una mattina del 9 dicembre addirittura 2021, avevo in mente quest'idea di lanciare una petizione per quanto riguarda l'alta velocità, conoscevo bene la piattaforma change.org, allora mi sono detto, anche un po' per divertimento, mi sono detto proviamola, a vedere insomma cosa succede. Io sono comunque un appassionato di treni, ho fatto il pendolare Arezzo-Firenze,
conosco abbastanza bene le dinamiche, i vari problemi, anche della, insomma, delle linee sia alta velocità che linee lente, insomma, toscane. Però mi sono detto che di ritirare fuori questo argomento, che è stato un argomento molto, diciamo, caldo anche nei scorsi anni. E quindi ho lanciato questa petizione anche un po' per gioco su change.org. Come potete vedere dalla presentazione, a oggi 10 maggio 2022 siamo arrivati a 4.470 firme e siamo in continua crescita. In supporto di questa petizione, grazie all'incontro che ho fatto con Domenico Alberti, che saluto, è nato il comitato Stazione Alta Velocità Arezzo. Abbiamo anche un sito web, Stazione V Arezzo. Abbiamo altri 13 membri che saluto del comitato Stazione V Arezzo. E questo comitato e anche la petizione si basano, per quanto riguarda i dati, dal famoso studio del 2015 fatto dall'Università di Siena, Perugia e Firenze. Quindi noi abbiamo partiamo appunto da quello studio con quei dati e con quelle indicazioni. E in base a questo noi promuoviamo e sensibilizziamo non solo l'istituzione ma anche i cittadini, aretini e non. Perché poi comunque questa stazione ad alta velocità non solo servirebbe Arezzo, ma anche servirebbe grossa parte dell'area perugina, anche per esempio la Val Tiberina, Alto Tevere, ma anche una grossa parte della provincia di Siena. Se voglio continuo avanti, vado avanti. Sì, che è molto interessante questo progetto. Ok, quindi i benefici di avere una stazione ad alta velocità, ora qui ho portato Arezzo, ma i benefici sono generali, applicabili a qualsiasi tipo di luogo. Quindi abbiamo comunque non solo lo sviluppo turistico e economico che questa diciamo stazione potrebbe portare, ma anche tramite questa stazione noi potremmo rincorrere il famoso obiettivo della carbon neutrality, che è un obiettivo molto importante, quindi di riuscire anche in ottica di trasporti usare meno la gomma a favore del ferro. Ricordiamoci che il ferro, comunque, il treno va a elettricità, si spera che in futuro sia sempre più prodotta da energie verdi, io ci metto anche il nucleare, ma è una cosa mia. E poi è molto importante anche la sicurezza, un treno è molto più sicuro rispetto a un'auto, quindi abbiamo anche una situazione stradale e autostradale non felicissima in Toscana, quindi comunque muoversi anche per fare lunghe e medie distanze da Arezzo verso nord, verso sud, usando un treno sicuramente più efficace e sicuro. Poi una cosa molto importante che diciamo non l'abbiamo enfatizzata abbastanza e ho deciso di inserirla per l'appunto come il quinto punto importante di una stazione ad alta velocità è la rigenerazione urbana, ovvero tutte le varie infrastrutture, non solo viarie ma anche ferroviarie, limitrofe alla stazione possono avere una nuova vita. Io so che ultimamente alcune stazioni come quella di Bucine, Terontola, Castelfiorentino, Cortona non godono di ottima salute, quindi avere una stazione ad alta velocità che incrementa diciamo un flusso passeggeri anche nelle stazioni limitrofe, questo porterà comunque a una conseguente riqualificazione e ammodernamento di queste stazioni locali, quindi molto importante anche il tema della rigenerazione urbana. Andando avanti, ora io qui brevemente riporterò vi mostrerò appunto i dati che sono venuti fuori dal famoso studio del 2015. C'erano 5 ubicazioni prese in considerazione, ora quindi per motivi tecnici e anche di motivi anche diciamo per rimanere un pochino più corti, diciamo, ne riportate solamente 3. Allora, le 3 possibili soluzioni ubicazioni sono essenzialmente la prima Fassineto, che ha le porte di Arezzo, la seconda Farneta e la terza Chiusi, ok? Allora, qui c'è una tabella che fa un sommario delle 3 ubicazioni, possiamo vedere appunto il bacino di utenza, l'intermodalità e le infrastrutture complementari. Allora, come possiamo vedere da questa slide, Arezzo-Fassineto, quindi la soluzione della Porte d'Arezzo, è quella che garantirebbe un bacino di utenza maggiore, visto che si trova in un posto molto baricentrico. Dobbiamo ricordarci, anche unendo il discorso del completamento delle 78 verso le Marche, che in futuro appunto questo bacino potrebbe anche aumentare.
visto che comunque anche le persone che vivono nella Valle del Metauro potranno raggiungere questa stazione in circa un'ora di tempo. Poi abbiamo Cortona Farneta che è in seconda posizione con 2,7 milioni di passeggeri potenziali e Siena chiusi con 2,4 milioni. Per quanto riguarda l'intermodalità ferro-ferro, ovvero come raggiungo queste stazioni? Allora, per quanto riguarda Frassineto, quindi alle porte di Arezzo, che anche questa è la soluzione che noi comitato tifiamo, portiamo avanti come soluzione ottima. Allora, il 60% dei passeggeri è stato stimato che raggiungerà questa stazione di Frassineto tramite linea lenta, quindi scambio ferro-ferro, ovvero persone che vengono dal Perugino, da Corciano per esempio, ma anche dalla stessa Teronto, la Cortona, ma anche Arezzo e anche per esempio Bucine, Montevarchi, quello che sia, possono raggiungere Frassineto appunto tramite linea lenta e fare il famoso scambio ferro-ferro. Il rimanente 40% via gomma, quindi persone che utilizzano un bus oppure un'auto privata. Questo discorso non può essere applicato a Cortona Farneta poiché non è, diciamo questa stazione sarebbe collocata in una zona lontana da linea lenta, quindi qui è solo prevista l'intermodalità gomma-ferro, quindi una stazione raggiungibile sono in bus o mezzo privato. Poi abbiamo Siena Chiusi che ha dei numeri similari per quanto riguarda l'intermodalità ferro-ferro e gomma-ferro a quelli di Arezzo-Frassineto, quindi 70% per il ferro-ferro e 30% gomma-ferro. Importante da vedere le infrastrutture complementari, abbiamo detto per l'appunto le 78, quindi il completamento di un paio di gallerie nella zona delle Marche che porterebbe per l'appunto l'incremento del un leggero incremento del bacino d'utenza sia per Frassineto sia per Cortona. C'è da considerare anche la variante la SR71 che passerebbe appunto proprio vicino alla stazione di Frassineto. Questo sarebbe una infrastruttura importante anche in ottica, diciamo, non solo per avere un'alternativa all'attuale SR71, ma anche per persone che magari vengono dalla Val di Chiana Senese, che possono raggiungere, diciamo, San Zeno e da lì girare verso l'SR71 SR71 e raggiungere in maniera agevole la stazione di Frassineto. Qui ci sono un po' di stime fatte a livello di tempo di percorrenza tra le quattro città più grandi, diciamo più vicine alle possibili ubicazioni della stazione, ovvero Siena, Perugia e Città di Castello, e in alto vediamo appunto le tre possibili ubicazioni. Quindi qui vediamo che grosso modo Arezzo Frassineto e Cortona Farneta se la giocano. Potete vedere chiaramente che Arezzo dovremmo impegnare 15 minuti di più per raggiungere Farneta. Se poi guardiamo Siena Chiusi è la soluzione chiaramente più lontana anche in termini di appunto di, come posso dire, di trasporto appunto su gomma. Se vediamo le percorrenze per quanto riguarda il ferro, qui la situazione gioca in totale favore per Frassineto, perché vediamo dalla seconda colonna Arezzo Frassineto che una stazione a Frassineto sarebbe raggiungibile dalla stazione d'Arezzo in 7 minuti e da Perugia in 50 minuti. Una cosa da considerare è che in quei 50 minuti un treno non solo fa Perugia-Frassineto, ma ferma anche in cittadine come Corciano, Passignano, Cortona, Terontola, Castiglion-Fiorentino. Quindi servirebbe un bacino d'utenza in realtà molto elevato e potrebbe far portare queste persone tramite ferro in solamente 50 minuti, se, appunto da Perugia. Per Cortona Farneta, come dicevo prima, non è prevista appunto la soluzione ferro-ferro poiché non c'è linea lenta, e per quanto riguarda Siena Chiusi, una potenziale stazione a Siena Chiusi, come potete vedere dista 80 minuti di treno da Siena città. Fortunatamente la linea Siena Chiusi è una linea a binario unico, ci sono delle pendenze importanti, ci sono dei passaggi a livello, quindi migliorarla anche comporterebbe un investimento che sarebbe molto superiore all'investimento stesso su una stazione ad alta velocità. E per quanto riguarda Arezzo Chiusi tramite treno, è raggiungibile sì tramite linea lenta in 35 minuti. Un'altra cosa da considerare, questo in ottica, e questo lo proponiamo noi come diciamo comitato, con il completamento dell'SR71, meglio realizzazione della variante SR71, sarebbe anche più agevole da Siena raggiungere via gomma Arezzo Frassineto. Abbiamo stimato
circa 50 minuti, quindi diciamo dei tempi quasi similari, quasi la stessa distanza che c'è fra Siena e Farneta. Per quanto riguarda invece il collegamento ferroviario diretto fra Siena e Frassineto, questo dobbiamo aspettare la famosa bretella di Sinalunga, che è una bretella che permetterebbe di collegare direttamente Siena con Arezzo in delle tempistiche intorno ai 60-65 minuti. Quindi potenzialmente in futuro anche Siena potrà essere collegata con Arezzo-Frassineto, ma una potenziale stazione Arezzo-Frassineto in 70-75 minuti. Ok, in questi mesi abbiamo stretto anche delle collaborazioni, c'è da dire. Faremo anche qualcosa con le scuole superiori d'Arezzo, ancora è una cosa in cantiere, ci sta lavorando appunto il sottosegretario del Comitato Sava, Domenica Alberti. Ci saranno però delle novità fra qualche settimana. Noi come comitato, quali sono i prossimi passi che faremo? Lasciando stare le altre iniziative di volantinaggio, che sicuramente torneremo anche alla stazione di Arezzo a fare volantinaggio e diciamo awareness. Siamo andati un paio di volte a fare volantinaggio prima di Pasqua, abbiamo comunque sentito anche vari viaggiatori che prendono i Frecciarossa, le varie problematiche, quindi anche c'è stato un momento di confronto con i viaggiatori non solo di alta velocità ma anche quello che prende l'Intercity. Comunque noi ora i prossimi passi importanti che vorremmo fare sono essenzialmente due. Prima di tutto chiedere il prima possibile l'aggiornamento dello studio del 2015, non so se Michele avevi sentito, però si era riparlato anche di aggiornare questo studio, quindi noi chiediamo un'accelerazione di questo studio, quindi di riformare questo studio del 2015. Secondo punto opzionale, inserire Terra Rossa, che fra virgolette è la nostra opzione portata dal comitato, però ci sono delle grosse difficoltà e delle challenge, quindi l'ho messo infatti in corsivo, perché non so se sarà possibile, comunque ci proveremo. Ed il terzo importantissimo punto è mettere, diciamo, chiediamo alle varie forze politiche di accordarsi prima della formazione di questo studio, di questo nuovo studio, e dire quello che viene fuori dal nuovo studio che verrà fatto, che deciderà chiaramente l'ubicazione, il risultato verrà accettato dalle tutte forze politiche. Altrimenti ritorneremo alla stessa situazione che c'è stata nel 2015, ovvero che venne fuori Frassineto, altre forze politiche di altre zone toscane, chiaramente per motivi di vocine elettorale e non, volevano, insomma, hanno un po' fatto d'ostruzione, quindi poi il discorso a velocità purtroppo si è arenato. Quindi, come ha anche affermato Vincenzo Ceccarelli, che saluto, ha trovato lui in realtà questo punto viene da una sua idea, e quindi lo ringraziamo anche per questo. Quindi è importante, diciamo, trovare un accordo prima di andare a effettuare questo studio, in maniera tale che quello che esce come risultato verrà poi accettato senza incombere in discussioni, in frizioni e polemiche. Ok, quindi questo è l'ho fatto una presentazione molto 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 veloce del nostro comitato. Continuiamo la raccolta firme sul nostro sito su change.org, la potete trovare insomma anche su Google digitando stazione AV Arezzo petizione, e potete trovare appunto la nostra petizione online. E continuiamo comunque a noi la nostra attività di awareness e anche raccolta firme. Direi molto sì. Completo Matteo, perché comunque tra l'altro con l'appoggio di queste slide ancora più chiare e molto seguibili, diciamo, anche in tutta la spiegazione. Bella, ti farei un'ultima domanda proprio per concludere questo nostro approfondimento sul logo, anche che è significativo perché rimanda, lo vediamo alle tue spalle, rimanda molto anche al legame con il territorio di Arezzo. Ah, sì, certamente, il logo, abbiamo scelto chiaramente la chimera perché è simbolo, insomma, un po' della nostra terra, visto che comunque questa stazione è stata chiamata in passato stazione Medetruria, quindi noi ci siamo un po' rifatti anche questo concetto. Noi lo chiamiamo, come comitato, lo chiamiamo stazione alle porte di Arezzo perché chiaramente, basandoci sullo studio del 2015, il risultato era venuta una stazione alle porte di Arezzo. Quindi comunque il logo chiaramente significativo con la chimera, insomma, simbolo della nostra città, e l'abbiamo
voluto, diciamo, ritirare fuori anche per motivi storici, insomma, di forti legami appunto con la nostra città. Grazie, grazie davvero a Matteo Galli per essere stato con noi, per averci spiegato questo progetto per l'alta velocità appunto alle porte di Arezzo, come ricordava. Grazie anche ai telespettatori che ci hanno seguito da casa, un caro saluto a tutti e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie Michele, buona serata.